rifiuto di tutto quello che in qualche modo è biologico, no? Cioè la stessa parte del mito che ci spinge a immaginare degli ambienti casalinghi del tutto privi di batteri, quella terribile cosa che ci porta nei miti televisivi a lavarci le mani con la mucchina tutte le volte che abbiamo stretto la mano di un amico, eccetera, eccetera, eccetera. Forse è una debiologizzazione della realtà di cui siamo in qualche modo vittime. Però io approfitterei che il nostro autore ha dato, come dire, già qualche indicazione su come si dovrebbe fare per migliorare la raccolta e quindi per diminuire i danni economici, ambientali, ecologici e quant'altro dell'eccesso di rifiuti, per vedere come l'assessore Magatti vede questo stesso prima parte del discorso, no? Poi estenderemo il discorso, perché nel libro c'è, a ragionamenti anche più di sistema oltre che specifici. Voi sapete che la situazione comasca è stata per molti anni assai difficile, e quando l'autore Castagna ci diceva: molti si chiedono, ma i sacchi viola portati in discarica saranno davvero dei sacchi viola o sono dei sacchi neri travestiti? Voi sapete che a Como era realmente così, cioè che c'era una finzione di raccolta differenziata che poi non si esercitava, devo dire non solo a Como, non è una storia solo comasca. Ecco, noi partiamo da questa situazione e abbiamo avuto, da quando c'è la nuova amministrazione, poche variazioni finora, no? È cambiata la ditta, si sono la città nota in generale una maggiore pulizia, ma una maggiore efficienza nella raccolta, però la raccolta differenziata non c'è, come non c'era prima. Quindi, avendo tra noi il responsabile, possiamo intervistarlo per chiedere perché non ha fatto quello che c'era nel suo programma elettorale. Prego. Allora, io ho la singolare fortuna di avere fatto mandati precedenti nelle file della minoranza, sapete, quindi posso portare i dati, e sono una delibera di indirizzo del 2008 in cui si diceva basta, intraprendiamo una nuova strada, che fu condivisa ovviamente con l'unanimità nel Consiglio Comunale, ma credo partisse da, possiamo dirlo, da una minoranza della minoranza. E il processo quindi è iniziato nel 2008, ci arriveremo a giugno di quest'anno, quindi fate voi i conti di quali sono i tempi di un processo innescato concordemente e che doveva portare a una trasformazione. Non vi racconto la sequenza degli eventi e il perché, ovviamente anche per dati tecnici assolutamente inoppugnabili, non c'è nessuno che si è comportato male, ognuno ha esercitato il proprio diritto. E la sentenza del TAR rispetto all'impugnazione che ha fatto una delle società, che tra l'altro era il precedente gestore, che non ha vinto la gara, è stata, sapete, pubblicata due giorni fa. Quindi, oggi siamo in condizione di poter sostanzialmente iniziare e quindi di avviare questo processo. Però io, che ho letto il libro di Antonio, sono stato, come dire, abbastanza colpito dal fatto che i ragionamenti che noi oggi stiamo tentando di approcciare lui li considera vecchi e superati in qualche misura. Nel libro esce una filosofia completamente diversa, nella logica che Giampaolo in qualche modo ha anticipato nell'introduzione, c'è l'idea che questa separazione tra il rifiuto e tutto il resto che noi tendiamo a fare in realtà è un artificio. E nel libro ovviamente sono dati, adesso lui ne ha raccontato già buona parte, io non vi voglio togliere il gusto di leggerlo raccontandovi anche l'altro, però c'erano alcune cose, per esempio l'aspetto tecnico che lui ha posto in luce, poi lo sviluppa anche sulla stessa definizione di differenziazione. Ci sono
criteri di calcolo di qual è l'entità di differenziata reale, che sono assolutamente diversi anche da regione a regione. E su questo c'è addirittura uno sviluppo molto interessante, peraltro, e a me, devo dire francamente, completamente nuovo. Però se io voglio tornare alla cosa che ha detto lui, l'ultima, che sembra una cosa che abbiamo concordato, però dovendo poi fare delle scelte concrete, per esempio voi sapete che la raccolta della componente umida, che è una raccolta che esiste da che noi non siamo più contadini e non abbiamo più il campo accanto a casa, e quindi è proprio un tipico prodotto di una società urbanizzata che poi ha i suoi vantaggi, come si affronta? Si affronta con questo materiale, che è questa specie di plastica ottenuta in realtà dal mais, e la domanda che io mi sono posto nell'estate scorsa è: come ce la facciamo? Usiamo di queste cose per le quali è necessario coltivare del mais per fare dei sacchetti biodegradabili dentro i quali? E allora ho trovato un produttore di sacchetti di carta, io nell'estate scorsa ho sperimentato personalmente i sacchetti di carta e sono stato assolutamente stupito della meraviglia di questi oggetti. Appunto, sarà ciò che userete tutti quanti voi, e vi accorgerete che sorprendentemente questi sacchetti di carta non si rompono, non c'è cattivo odore. E poi trovo scritto nel libro, adesso non ci siamo messi d'accordo prima, ci siamo visti un quarto d'ora fa e non abbiamo avuto modo di scambiare opinioni, lui porta nel suo libro un dato che a me ha sorpreso, ha fatto sobbalzare, come dire, con grande piacere, per cui lui dice, poi ci dirà qual è la fonte, che addirittura usando questi sacchetti a motivo dell'evaporazione della componente liquida non solo non c'è cattivo odore, non solo non si forma quella cosa disgustosa che voi tutti avete nei vostri sacchetti dalla spazzatura quando li lasciate per qualche giorno, cioè quel disgustoso percolato, così come si chiama, che sbrodola, puzzolente, questa cosa sparisce. E lui ci dice nel suo libro che addirittura c'è una riduzione di peso del 15%. Vuol dire che poi, quando noi pagheremo per smaltire questo materiale, e siccome pagheremo in ragione del peso, come cittadini ovviamente, perché poi il fatto che ciascuno di noi possa effettivamente pagare per quello che, per quella quantità che effettivamente produce oggi con gli strumenti che abbiamo, è, non dico impossibile, ma insomma molto vicino all'impossibile, e bisognerà ovviamente poco per volta capire come ci si potrà arrivare, noi come cittadinanza risparmieremo un 15%. Quindi, come dire, sulla strada ci siamo, chi ha il compito di decidere per tutti in questa fattispecie, o meglio, preferisco la parola decidere, di governare il processo, perché ovviamente interagendo e rappresentando la sensibilità, le attese e diciamo i desideri, questa parola è una parola positiva, poi dirò che anche nel libro mi pare che compaia in una forma magari diversa, dei cittadini, in realtà proprio perché uno è un cittadino come un altro, io in questa cosa insisto, che condivide e ha condiviso proprio con tante persone, insomma, delle aspettative, dei pensieri, si trova, come dire, felicemente coinvolto in alcune conferme che speriamo poi diventino un processo condiviso, perché è stato detto nell'esempio che era nella prima parte del libro, quello degli albergatori, che se questo processo non è un processo di vita di tutti e diventa soltanto un'esercitazione, come dire, teorica, se volete un po' talebana, uso talebana in un'altra maniera, io lo uso in questo, si finisce con lo scoprire, e io l'ho scoperto già in questi mesi passati, una sorta di irritazione, di fastidio, di persone che ti fermano per strada e ti dicono: ma lei non penserà di costringere me a separare tutte queste cose mettendo l'umido da una parte e l'indifferenziato dall'altra? Quindi ovviamente non si può affrontare un tema complesso come questo senza coinvolgere in qualche modo il tutto dell'esistenza di una persona. E questo coinvolgimento un po' totalizzante, che nel libro è un po' radicale, devo dire, ma radicale non in senso deteriore, radicale in senso anche positivo e costruttivo, non è un pensiero condiviso. Cioè noi abbiamo davvero, nella filosofia del libro c'è questa idea, no, di una morte delle cose, e forse anche il coperchio messo sul cassonetto, sul contenitore della spazzatura, significa cancellare definitivamente queste cose che entrano nella parte disgustosa delle cose che ci circondano e non vederle più.
Questo mi sembra sia fortemente presente nel libro, ma è anche fortemente presente nel pensiero condiviso. Il tema, diciamo poi, che invece il libro non declina, mi pare in maniera dettagliata, ed è il tema dei costi, che come cittadini e come collettività andiamo a affrontare. Questo è un altro tema, secondo me molto molto interessante, che meriterebbe di essere sviluppato. Nella lettura che faccio io e che mi interessa in questa sede proporre, è che noi dobbiamo capire che c'è un costo prioritario che è per il servizio, cioè per chi ogni mattina alle 5 si alza con un camion o con più camion, va in giro per la città, prende, raccoglie, porta via e conferisce da qualche parte. Questo è il grande costo. Vi dico che tutto sommato all'impresa alla quale appaltiamo la raccolta non interessa neanche molto quanto deve raccogliere. Cioè, in fondo, il discorso della riduzione del rifiuto, riduzione della quantità, il numero di chili per abitante, poi anche su questo nel libro si dice come alcuni lo calcolano, come lo calcolano altri, comunque quell'indicatore che è il numero di chili di rifiuto che mediamente ciascuno di noi in un anno produce, non è rilevante per l'impresa. Oggi a Como, per esempio, il cosiddetto sacco nero, l'indifferenziato che finisce al forno della Guzza, viene conferito e la Guzza manda a noi la fattura. Non lo paga nemmeno, non passiamo attraverso l'impresa. È un contratto che ACSM ha stipulato, tra l'altro un contratto molto stretto che adesso stiamo cercando di rompere un po' per molti motivi. Già l'anno scorso abbiamo messo nelle condizioni loro di dover ridiscutere un prezzo che era bloccato da anni e lo hanno fatto, però l'impresa conferisce e questi mandano noi la fattura. Capite che è irrilevante per loro raccogliere una tonnellata, 10 tonnellate, 1000 tonnellate, non ha nessuna rilevanza. È rilevante per noi perché quella fattura che ci arriva è legata alla quantità, cioè al peso, che viene moltiplicato per una cifra peraltro molto importante, che erano allora 105 euro, oggi scese a 99 euro a tonnellata più IVA, e sono ovviamente migliaia di tonnellate. Sul tema dell'altra parte, cioè la storia della raccolta differenziata a Como, cioè il sacco multimateriale, il cosiddetto sacco viola, devo dire che anni fa, appunto, come Paco, noi andammo a seguire il percorso di questo materiale e scoprimo che, con un certo stupore, che sostanzialmente le componenti che venivano effettivamente recuperate sono la plastica dei contenitori, che viene separata su appositi rulli in cui ci stanno degli umetti che fanno questo come lavoro, mentre per esempio tutta la carta che noi abbiamo sempre, che molti di noi, io per esempio non lo faccio da anni perché, sapendo che la sorte è quella, dico: non costringetemi a mettere la carta nel sacco viola. La carta nel sacco viola invece no, ed ha un peso enorme. Allora, se la componente di plastica viene estratta e attraverso il CONAI, che è un consorzio, ci ritorna una piccola cifra, il resto invece va solo a fare peso, e questo peso entra nel peso complessivo del sacco viola. Osservate le cifre: 99 euro a tonnellata per il sacco nero, 89 per il sacco viola. Non c'è grandissima differenza, c'è sostanzialmente un 10% in meno, e noi paghiamo per questo materiale, nella quale c'è una grande componente di carta. Io tra l'altro ve lo dico, andai a Varese, dove c'è la sede di Econord, e chiesi all'amministratore delegato: allora, adesso le faccio la domanda diretta, ma voi, insomma, io non l'ho vista recuperare, ma voi recuperate della carta da sacco viola? La risposta che mi diede questo signore fu la seguente, che mi ricordo ovviamente molto, con molta precisione. Mi disse: secondo lei si può recuperare la carta dello stracchino? La risposta fu questa, non disse no, disse: secondo lei si può recuperare la carta dello stracchino? Ma secondo me sì, ma questo è un altro paio di maniche. Ma lui mi dava questa risposta per dire: la carta che voi mettete nel sacco viola, siccome sta col barattolame, sta col tetrapack, sta con la bottiglia di plastica con dentro chissà che cosa, si sporca, si rovina, e allora a questo punto è chiaro che il riciclo della carta diventa impossibile.
Quindi quel poco di carta che noi ricicliamo è quella che qualche dirigente cittadino mette nel baule dell'auto e porta alla piattaforma, quella sì, per questo che è, oppure quella che viene raccolta direttamente su determinate indicazioni, il resto no. Allora noi dei passi in avanti li abbiamo da fare, e abbiamo da fare dei passi in avanti. Poi adesso mi fermo perché io sono un chiacchierone, come si capisce. C'è un altro argomento che mi interessa dire, proprio restando sul tema della carta. Il libro lo dice chiaramente, ma io lo declino sulla carta. Quando noi recuperiamo, non è che tutto il recuperato in effetti ritorna sotto forma di materia. Per esempio, per quanto riguarda la carta, Antonio lo declina per un po' per tutto e probabilmente ha ragione lui, io lo so solo per la carta, il 30% sostanzialmente non è più recuperato. Cioè, a fronte di 100 kg di carta che riusciamo a raccogliere per bene, solo 70 torneranno indietro sotto forma di carta. E qui intervengono due problemi. Il problema di quanto costa fare la carta dalla carta e il problema di quanta energia si spende, di quanta energia si utilizza per fare carta dalla carta. L'alternativa è quanto ci costa fare carta partendo dagli alberi e quanta energia si consuma. Bene, la cosa veramente molto interessante di tutto questo è che se sui costi c'è un rapporto 1 a 3, ma invece per quanto riguarda l'energia, fare carta dalla carta esige un quarto dell'energia per unità di massa, cioè per ogni chilo di carta, adesso parlando in megajoule, ma poi adesso usare la unità di misura diventa complicato per molti, comunque sì, un quarto ci costa fare la carta dalla carta, quindi costa in termini energetici, costa decisamente meno. E siccome noi sappiamo che il tema del bilancio energetico è una componente essenziale dei sistemi moderni, è una delle forme vere che noi tutti stiamo provando a capire, è che l'efficientamento, cioè la quantità di energia per processo, se viene ridotta, significa grandi risparmi, soprattutto per coloro che non hanno oggi una indipendenza assoluta dal punto di vista dell'approvvigionamento, questo è un tema centrale per chiunque si interessi di questi processi.